presenta un aspetto fondamentale nella progettazione in campo navale, soprattutto per dettagli strutturali quali i punti saldari. Per cui è importante avere degli idee per stabilire una certa certezza, diciamo, la diversità di questi dettagli costruttivi. I punti saldari, per loro costituzione, rappresentano dei dettagli che essi stessi presentano una certa debolezza strutturale, una bassa resistenza dovuta sia all'effetto di taglio, all'alto del corpo di saldatura, che all'effetto delle tensioni residue che provengono dal processo di saldatura stessa. Oltre, diciamo, a una certa degradazione del materiale conseguente all'eventuale alterazione metallurgica della del processo di saldatura. Qui vediamo alcuni esempi di taglio strutturale in campo navale, oppure anche delle strutture offshore e anche alcuni dettagli relativi a tecniche di saldatura che vengono tutti molti nuovi come la friction sicurezza. Quanto riguarda la progettazione del dimensionamento di saldati, si fa riferimento alle normative che forniscono le curve di resistenza ferita, le curve SF, le quali diciamo, sono realizzate considerando alcuni punti, ovvero che per lo stesso materiale le curve i vari dettagli strutturali presentano delle curve con la stessa pendenza, e quindi poi il dettaglio strutturale viene caratterizzato dalla classe a fanile che rappresenta la resistenza ad un milione di cm. Le curve sono ovviamente ottenute tramite delle prove sperimentali. L'approccio più largamente utilizzato è quello delle tensioni nominali, cui le strutture saldate sono classificate in differenti classi in funzione della geometria del giunto e delle condizioni di taglio. Per ogni classe la curva SN del progetto viene verificata sperimentalmente, quindi poi la vita a fanile viene valutata la larghezza delle tensioni nominali nella sezione critica. Qui vediamo alcuni esempi di curve SN, stiamo facendo riferimento a quelle dell'International Institute of Welding del 2019. Quello che bisogna specificare è che le curve sono riferite a un rapporto di taglio pari a 0,5 in modo da tenere conto degli sforzi residui che sono presenti nel settore, e sono riferite a una probabilità di provvidenza di giunti pari al 97,7% per tenere in considerazione eventuali, diciamo, la dispersione statistica della differenza. Questo fa sì che le curve risultano molto conservative, confrontate poi con molti dati sperimentali. Inoltre, da un'analisi critica delle normative emerge anche durante alcuni limiti. Infatti, non è sempre facile determinare le tensioni nominali delle strutture reali. Inoltre, a volte la scelta della classe di giunto per compararlo con quello disponibile delle normative non è sempre oggettiva. Non sempre viene considerata in maniera adeguata, in maniera molto dettagliata, l'effetto dello spessore, e di conseguenza le normative risultano molto conservative. Gli obiettivi di questo lavoro sono stati l'applicazione del metodo termografico per valutare la resistenza relativa ai giunti saldati in legata all'alluminio e valutare l'influenza del rapporto di taglio sul comportamento a fatica di questi giunti. Vediamo prima di descrivere in grandi linee il metodo termografico. Il metodo termografico consente di determinare la resistenza a fatica dei materiali e definisce il limite di fatica come il massimo valore della tensione che produce un incremento di temperatura sul movimento della superficie del campione sollecitato dinamicamente. Infatti, se si va a considerare l'andamento della temperatura, o più precisamente la differenza tra la temperatura massima che si ha sulla superficie del campione durante una prova di fatica rispetto alla temperatura che si ha per il campione scarico, possiamo notare che l'andamento di questo delta T può essere suddiviso in tre fasi. Abbiamo una prima fase in cui la temperatura aumenta, poi si ha una fase di stabilizzazione in cui la temperatura rimane costante, poi dopo questa fase la temperatura fa registrare un repentino aumento. Durante questa fase il campione andrà a rottura in pochi cicli. Quindi, se si va a sollecitare il campione a diversi valori di altezza e della tensione, possiamo notare che l'andamento del delta T in funzione del numero di cicli si dimostra con diversi andamenti di questi numeri.
in cui vediamo che all'aumentare dell'ampiezza della soddisfazione, il tratto in cui la temperatura rimane costante diventa sempre. Per cui come si fa poi a determinare il limite di resistenza a fatica? Si va a diagrammare il delta T in funzione dell'ampiezza della soddisfazione, per cui si va poi a interpolare tramite una funzione lineare questo valore del delta T, e quindi il valore della tensione che produrrà un aumento di temperatura nullo sarà il valore di limite di resistenza a fatica dell'ambiente. Le prove sperimentali che sono state eseguite sono state effettuate su dei provini, delle cantieri navali di Venezia. Si tratta di giunti di alluminio a tiffa, tra le alluminio, materiale di una lega di alluminio utilizzato diciamo, in campo navale. I provini presentano una larghezza di 50 mm, spessore di 7 mm e lunghezza di 2 mm. E sono realizzati in piena penetrazione, diciamo senza mancanze. Diciamo. Abbiamo anche dei valori, delle curve relative a delle prove sali che sono state. Questo rappresenta il dato sperimentale, si utilizza la macchina sensorale a fatica e una termocamera con una risoluzione di centesimi di grado per applicare con il metodo termografico. Preventivamente è stata eseguita tramite una procedura stack case, una valutazione della resistenza a fatica, eseguita con un rapporto di carico pari a 0,1 la frequenza di 18 Hz e si è determinata una resistenza a fatica di 61 MPa. Standard di tempo. Ecco, questi rappresentano le curve relative alle prove sperimentali che sono state eseguite. Le prove di fatica sono state condotte con un valore costante dell'ampiezza della tensione delta T e sono state poi rappresentate in una scala di logaritmica e sono state eseguite delle prove a tre rapporti di tali differenti, precisamente a un rapporto pari a 0,5. Sono state così calcolate in figura le curve SN e sono state inserite nello stesso dato anche quelle relative alle normative, ovvero quella dell'Euro-codice 9 e quella dell'International Institute of Welding, che presentano tutte e due per questo dettaglio di giunti saldati una FAT, ovvero una resistenza per 2,5 in pari a 2,5 base, una pendenza, ovvero l'inverso, diciamo, una pendenza pari a 3 per l'International Institute e fare 3,2 per l'Europa. Vediamo che non c'è molta differenza tra le curve calcolate per diciamo, ottenute per un rapporto di carico pari a 0,1 e quelle ottenute per un rapporto di carico pari a 0,5. Successivamente è stato valutato l'andamento del fattore F con R, che è il fattore che serve per valutare la variazione della resistenza a fatica al variare del rapporto di carico, in quanto le normative forniscono il limite di resistenza a fatica e un rapporto di carico pari a 0,5. Questo fattore correttivo F è definito come il rapporto tra il limite di resistenza a fatica che si ha con un valore del rapporto di carico inferiore a 0,5 rispetto a quello che si ha a 0,5. Quindi abbiamo considerato l'andamento come viene riportato dalle normative, che è definito la curva rossa, e quello la curva sottostante che abbiamo determinato in seguito alle nostre prove sperimentali. Possiamo fare una considerazione che consiste nel dire che l'andamento di questo fattore non si presenta, almeno in seguito ai risultati che abbiamo ottenuto sperimentalmente, non presenta un andamento perfettamente lineare. Ma la curva che vengono interpolate questo andamento è una curva di segno grande. Ovviamente si può anche fare l'obiezione che questo andamento può essere stato in qualche modo influenzato dal fatto che si erano solo 3 punti per il primo. Quindi sarebbe magari opportuno ottenere considerati ulteriori risultati sperimentali e si potrà fare diciamo, la prosecuzione di questo lavoro. Inoltre sono state considerate anche le curve, i valori delle limite di resistenza a fatica ottenute tramite il metodo termografico, quindi tre rapporti di carico che sono stati considerati. E poi questi valori, ottenuti tramite il metodo termografico, sono stati confrontati con i valori della resistenza a fatica a 5 mm ottenuti tramite le
eccezionali di curve S. Notiamo che iniziamo molte differenze tra i dati ottenuti tramite il metodo demografico e quelli tramite le tradizionali curve S, avendosi ottenuto dei valori di errori percentuali inferiori al 15%. I valori della resistenza fatica sono riportati tra la curva. Volendo concludere, possiamo dire che le prove sperimentali eseguite a differenti valori della curva di carico R hanno dimostrato che non vi è una grossa differenza tra le curve SM ottenute per una curva di carico pari a 0,1 e per una curva di carico pari a 0,5. Inoltre, l'analisi dei dati sperimentali sottiene che l'andamento del coefficiente per coefficiente correttivo non è proprio lineare come quello che viene proposto dalle normative, ma segue più che altro un andamento quadratico, di una curva di secondo grado. Poi le curve sperimentali SM sono state confrontate con quelle confrontate dalle normative del National Institute dell'Evole Codice, dimostrando come queste sono molto conservative, infatti si trovano molto più in basso